Stavo dicendo, non può essere normale come gli altri giochi. Ammazzi uno, ti dà esperienza. No, devi trovarla. Usi ring. Ragazzi, stiamo facendo scorta di... Ah, c'ho Usi ring. C'ho dei dardi. C'ho la chiave per farmi la cosa. C'ho 6 colpi. E adesso il bellissimo fucile a pompa. Oh, porca che stavo per sparare. Imbecille che ero se sparavo. Quanti colpi ho? 4, ok, questo è utile per i boss, per la gente potente. Ora, di qua che cosa c'è? Eccolo il tizio. Ha un piccone minecraftiano. E zac! Checkpoint, grande. Ah, posso scendere di sotto, ma c'ero già stato, quindi sto dicendo cose inutili. Invece posso entrare qui. Mamma mia, io devo fare doppia X così fa il calcio alla porta, perché entrare così, mamma mia. Se trovo una terza... Come sei riuscito così in fretta? Una mano mi farebbe comodo. La prego, facciamo il... Kit medico. Dobbiamo trovare Leslie prima che... succeda qualcosa di brutto. Ecco il cecchino, devo andare nella casa accanto. Chi è sta torcia? E se ti sparassi, dottore? Boh. Esperimento numero 4. Questo, Soggetti se volete, con controlli chimici. sentitelo. Tanto io me ne vado. Attività Qui cerebrale non lo sentirete. normale, ma sincronizzazione riuscita. I soggetti Devo sperimentali fare hanno doppia ancora X, se sofferenze no le apre così. Io psichiche. Le valutazioni indicano una rapida devo trovare recuperazione. quella casa che ha le trappole giuste per far fuori il tizio con le catene. Che tendono alla putrefazione. Che è questa? Che è questa? Ah no, è un dardo questo. Ok, no, perché se era una leva era questa. Cioè tipo una leva che fa uscire gli spunzoni. Gli spunzoni come parlo, eh. Le spine. Cos'era? Leva. Che cosa attiva? Niente. Invece si è attivato qualcosa. Ok, non mi ricordo che cosa trovo dentro con la chiave, perché a sto punto la balestra me l'hanno appena data. Due nuove armi, un kit medico tutto assieme, tanti potenziamenti. Io direi di andare a salvare. E non so se respawnano i nemici. Non me lo ricordo minimamente. Se muoio adesso. Se muoio adesso. Se muoio adesso. Ok. Qual è la casa per salvare questo? Raga, io non voglio sprecare il medikit. Cioè il medikit. La cura adesso. Però se mi colpisce. Sì, lo so come funziona, grazie. Giusti, giusti. Tu muori, non so da dove sei venuto, non mi interessa, mi hai fatto sprecare una cura. Raga, non ho voluto rischiare. Ah, ok, questa era una zona a parte, non c'entra con... Raga, siamo a 4100, tra poco siamo a 5000, che dite, risparmiamo? No. Andiamo a prenderci dei potenziamenti a salvare e per questa sessione di gioco potrebbe anche essere tutto, visto che ho fatto 3-4 episodi. Non mi ricordo, è qui la trappola, no. Mi sa che nella casa del cecchino. Preferisco far che apra le porte così, almeno non ho paura del tipo rallentire, cioè più lento della morte la apre. Le mostrerò qualcosa di utile. Sì, vabbè, adesso ci mostra la chiave, insomma. Non devo passare per di qua, giusto? Invece sì. Di qua, prego.
Non andare di qua. Posso passarmi così a caso? Apro così perché io posso. Non parla molto. Infatti. Però è brava poco. Che cosa sto dicendo? No, ho sbagliato stanza, quella là. Abbassiamoci che vedo solo la mia mano. Ecco, dentro ogni cassetta c'è un'arma. Io ho una chiave. Detective Castellanos, ha una chiave come questa? Sì. Le chiavi aprono questi armadietti. Quello che c'è dentro è mio. Posso decidere anche cosa aprire. Il contenuto è tutto suo. Torni qui ogni volta che vuoi. Secondo me si possono aprire pure qui sotto. E io qua le apro. Proviamo ad aprire Ambaraba CC Cocco 3 Civette Sul Comò. Chissà se ci dà sempre la stessa cosa. Che schifezza. Ma non posso raccoglierne. Sono del fucile da... No, ho sbagliato, scusate. Sono del fucile da pompa, immagino. No, sono della pistola. Sì. Quindi ci sono anche chissà se rimangono questi 10 proiettili. Speriamo, così ogni volta... Cioè, vi guardo il precedente video per ricordarmelo, me lo ricordate voi nei commenti. E ci torno qui. Perché questa porta è chiusa? Se è quella che porta all'altra parte, cos'è? Forse non porta di qua. Forse c'è una stanza speciale in mezzo. E sarebbe un po' troppo piccolo, però. Sì, potenziamoci molto volentieri, visto che 4100 punti. Vai. Così salviamo e chiudiamo questa sessione. Allora, darti per agonia. No, non mi interessa, grazie. Durata dello scatto. Danno a... 3000 e... Vediamo un po' cos'altro posso fare. Armi. Boh, per ogni arma la sua cosa, vabbè. Posso fare 1000. Cioè, con 1000/1500. Allora, basta. Moltiplicatore del danno è appunto, costa di più. Qui quanto costa? 1000 cadenza tiro. Tempo ricarica 1500. Velocità di ricarica. Tempo di ricarica 2000. A sto punto, riserva? Già visto. A sto punto andiamo su abilità. E direi di fare questa. Perché è utile e forse era più utile l'altra, però almeno possiamo fare qualcos'altro. Capacità del caricatore, questa la farei volentieri. E con 1100 posso fare cadenza tiro. Velocità di ricarica della balestra, vai. Ok, ci siamo un po' potenziati a bestia, diciamo. Ora facciamo pure più male a pugni. I pugni nelle mani. What the? Ok, salviamo. Un'ora e mezza di gioco. Bene. Per questo episodio è tutto, noi ci vediamo. Oddio, sei troppo orribile, girati. Ecco, così è meglio, c'era troppa luce. Per questo episodio è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui col Detective Castellanos, di cui mi sono scordato il nome, ma non il cognome, visto che me l'ha ripetuto la gentile infermiera qui dietro di me. Ci vediamo al prossimo video di The Evil Within. Bella, ragazzi.